Buonasera a tutti gli amici di Radio Saiuz e bentrovati per questo nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia. Questa sera abbiamo il piacere di avere due ospiti davvero molto molto graditi. Innanzitutto salutiamo Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000. Buonasera Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Antonella. Sappiamo che tu hai tanti impegni, quindi è stato molto difficile per te essere No, con noi grazie a questa voi. sera. Grazie a voi Quindi davvero. il ringraziamento è doppio. E salutiamo anche Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro. Buonasera Maurizio, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Sappiamo che siete impegnati in un importante sit-in questa sera. Sì, infatti io mi scuso che non potrò essere con voi per tutta la trasmissione, ma siamo per ora a fare il presidio proprio all'interno del centro aggregativo per anziani. Siamo un'ottantina di anziani, più tutti i volontari del centro Padre Nostro, gli operatori, i soci, e abbiamo animato quello che ancora effettivamente è un cantiere, però è un segno che abbiamo voluto dare questa sera al quartiere di Brancaccio, perché stamattina siamo stati davanti alla prefettura e abbiamo dato un segno alle istituzioni. Questa sera l'abbiamo voluto fare al quartiere Brancaccio, che deve smetterla di essere così, come dire, distaccato da quello che succede nel proprio territorio. Certo, è stata una giornata molto, molto importante, ma ne parleremo a brevissimo. Salutiamo naturalmente i nostri registi, Rosario Moreno da Treviso e Ugo. Ciao Ugo, ciao Rosario. Ciao a Ciao, tutti quanti. Ben ciao. trovati. E salutiamo naturalmente Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a tutti e un saluto anche ai vostri ospiti. Quando posso vado con le notizie. Sicuramente, diamo come sempre la linea a Rosario per i saluti a tutto il network di Radio Saiuz e poi ti ripassiamo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, partiamo subito con le notizie, notizie tecniche perché riguardano come collegarsi con Radio Saiuz, come entrare in, diciamo, in comunicazione con noi con questa diretta. Allora potete utilizzare la chat che trovate sul sito radiosaiuz.it oppure telefonarci al numero 0422 1626 622. Potete anche mandarci un SMS oppure un messaggio vocale WhatsApp al numero 393 7880 195. Vi ricordo che questa diretta, come tutte le nostre dirette, vanno in onda a reti unificate con le web radio, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Comunque andiamo anche sulla web TV, i soliti due canali di Radio Saiuz, più il canale YouTube, il canale Ustream e il canale Livestream. Con questo è tutto, Antonello, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, la rigiro subito a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Grazie alle 22.08, riprendiamo la linea da Venezia, da Radio Favaro Veneto Web, testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Saluto anche gli ascoltatori di Radio Valdichiana, anche perché da pochi giorni si potrà vedere i programmi di Teleidea di Chianciano Terme, quindi tutte le notizie a carattere locale. Quindi sono disponibili i telegiornali. Ringrazio a tale proposito il capotecnico Moriano Micheli. Dunque, veniamo ad una notizia che ci è arrivata poco fa. Riguarda Nicola Cosentino, 4 anni di carcere per corruzione, ricordiamo ex sottosegretario del PDL, per il politico già ai domiciliari, si tratta della prima condanna nell'ambito dei vari processi in cui è imputato. Nella requisitoria la Procura di Napoli Nord aveva chiesto 6 anni, era accusato di aver corrotto un agente della penitenziaria in servizio al carcere napoletano di Secondigliano, Umberto Vitale. Già condannato con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di carcere. Il legale di Cosentino dice: al massimo è stata induzione, presenteremo appello. Vediamo le altre notizie. Ci sono delle novità, come avete sentito, anche alle 19.25 nell'ambito di Spazio Aperto. Purtroppo la notizia è abbastanza negativa perché una bimba è sfuggita al controllo dei genitori ed è annegata in mare. È successo in provincia di Teramo, aveva appena 6 anni,
dunque è bastato un attimo per sfuggire al controllo della mamma. La bambina è stata trovata morta sulla spiaggia di Torre del Cerrano a Pineto, appunto in provincia di Teramo, come abbiamo detto pochi secondi fa. Dopo che erano scattate le ricerche da parte di un'intera spiaggia e si sono accorti, dunque, minuti drammatici di ansia e la speranza vanificata nonostante gli sforzi dei soccorritori. La piccola era già in arresto cardiaco, sarebbe stato un bagnante ad accorgersi che la bambina era in acqua, il corpo galleggiava a poca distanza dalla battigia. Abbiamo ancora una notizia, Bari. Sono 41 gli arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione Ampio Spettro condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle. Le misure cautelari, la maggior parte eseguite nel Barese, sono state emesse dal GIP di Bari nei confronti di appartenenti a un'organizzazione di stampo mafioso responsabile di fatti di sangue, traffico di droga, reati in materia di armi ed estorsioni. Brevemente uno sguardo alla nostra testata online pianetaoggitv.net di Venezia. Dunque, in home page ci sono, ecco, vi segnalo solo questo per non portare via troppo tempo. Ci sono un pacchetto di trasmissioni, sono quattro speciali dedicati al quarantennale del grande terremoto che aveva colpito il Friuli Venezia Giulia, in modo particolare Gemona, la zona di Gemona, nel maggio del 76. A tale proposito potete seguire le testimonianze dei coniugi Gilberto e Paola Cossettini, che tra le altre cose gestiscono una importante associazione culturale a Buia, a seguire l'ultima parte, l'ultima trasmissione, la quarta, l'intervista a Bernardino Tamburlini, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, che spiega come è stato, come si è svolto il lavoro durante la fase di forte emergenza, in modo particolare durante la sera del 6 maggio e nella giornata del 15 settembre dello stesso anno, che come ricordo sono stati due terremoti, uno il 6, anzi per meglio dire sono stati tre, uno il 6, uno l'11 settembre, e la scossa più forte di magnitudo 6 il 15 di settembre alle 11:30. Si sentiva molto forte anche qui a Venezia, ma non solo, tutto il nord Italia è stato interessato e parte anche del centro Italia. Al quarto piano si vedevano i lampadari oscillare in maniera molto vistosa. Alle 22:12 non ci sono altri aggiornamenti, io vi ridarei la linea, ci sentiamo per il riepilogo alle 23:05. A te dunque Antonella Intranò per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Grazie a Massimo Bonella e torniamo in studio con i nostri ospiti, ripeto, Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, e Maurizio Arpale, entrambi impegnati su fronti diversi ma in una comune lotta, cioè quella contro la criminalità organizzata. Lorenzo nel mese di maggio, dal 26 di maggio è in tutte le librerie il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo libro per le edizioni Imprimatur, La mafia ordina, suicidate Attilio Manca. E questo senz'altro, Lorenzo, l'ennesimo omicidio di stampo mafioso che potrebbe essere però anche definito omicidio di Stato, perché sono davvero tante le contraddizioni, i depistaggi e soprattutto il tentativo disperato di mostrare un Attilio Manca molto molto diverso da quello che era in realtà. Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori la storia di questo brillante urologo? Sì, allora buonasera ancora a tutti, saluto anche con tanto affetto Maurizio Artale che è collegato anche Ciao lui. Lorenzo. Ciao Maurizio, e anzi approfitto per dire che se ha un'urgenza di dover intervenire prima di me, diamogli pure la parola perché immagino che dovrà andare a proseguire tutta Evidentemente sì. l'attività. No, no, Perciò voglio ascoltare prima il tuo intervento, sì, grazie. va benissimo. E allora guarda Antonella, molto sinteticamente ti dico che la storia di Attilio Manca rientra diciamo a tutti gli effetti in quello che si può definire uno dei misteri italiani, perché era un giovane brillante urologo con le tecniche all'avanguardia che portava avanti nel 2004 e viene trovato morto praticamente il 12 febbraio appunto del 2004 con due iniezioni,
due punture di sul braccio sinistro, pur essendo mancino, e questa è una delle prime anomalie che viene riscontrata sul suo caso. Dopodiché, se uno comincia a scavare la storia di questo brillante urologo, scopre che era innamorato della vita, che non aveva nessun motivo per suicidarsi, né tantomeno era un tossicodipendente. Quindi, se cominciamo a mettere insieme questi pezzi, ci rendiamo conto che non è una morte normale, come si potrebbe dire. Dopodiché entra in campo la mafia, perché allora partiamo dalla fine. L'un pentito nel 2015, Carmelo D'Amico, squarcia, diciamo, il velo, diciamo, su questa morte, e dice di essere a conoscenza che si tratta di un omicidio di mafia voluto anche dai servizi segreti, in quanto Attilio Manca sarebbe stato un urologo che avrebbe visitato Bernardo Provenzano prima o dopo l'operazione che questi avrebbe che ha subito a Marsiglia, appunto nel 2003, ottobre 2003, e per evitare che Attilio Manca avrebbe potuto parlare, confidare di essere venuto a conoscenza che questo personaggio era Provenzano, sarebbe stato ucciso. Ebbene, Carmelo D'Amico descrive uno scenario che è quello che di fatto è stata una delle piste che la difesa dei familiari di Attilio Manca, Fabio Repice e successivamente Antonio Ingroia, hanno battuto per anni, e cioè che appunto la morte di Attilio Manca è un omicidio di Stato, cioè rientra in un pezzo di trattativa fra Stato e mafia. Nel libro io ho voluto mettere tutti questi pezzi, ho voluto mettere le testimonianze appunto dei familiari, degli amici, dei colleghi di Attilio Manca, che confermano che era un tossicodipendente, che non era assolutamente uno con istinti suicidi. Quindi tutti questi pezzi, uniti poi alla testimonianza di questo pentito, che si unisce poi ad altri collaboratori di giustizia che fanno riferimento a Provenzano, possibilmente legato alla morte di Attilio Manca, dimostrano che c'è una verità tutta da scrivere, che non è quella della procura di Viterbo, che ha condotto le indagini fin dal ritrovamento del cadavere, per la quale si è sempre trattato di un suicidio a base di droga. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso le dichiarazioni di questi magistrati di Viterbo che hanno reso la commissione antimafia, e le ho fatte commentare dagli avvocati della famiglia, che le smontano pezzo per pezzo, dimostrando le falsità, perché una delle tante falsità è ad esempio la relazione del capo della mobile di allora di Viterbo, Salvatore Gava, che peraltro è stato condannato per un falso verbale al G8 di Genova riguardo alle violenze alla scuola Diaz, e questa c'è una sentenza in Cassazione. Ebbene, questo stesso personaggio ha prodotto una relazione nella quale si diceva che nel periodo in cui Provenzano era a Marsiglia, Attilio Manca era presente a Viterbo, ed è una falsità, perché hanno confrontato i registri delle presenze e risulta che nel periodo di ottobre, appunto nel quale Provenzano era a Marsiglia, Attilio Manca non era in servizio, e questa è una delle falsità che ruota attorno al caso. Poi ci sono i misteri dei buchi neri, diciamo dei tabulati, telefonate che scompaiono. I genitori si ricordano benissimo che nell'autunno del 2003 Attilio telefona dicendo: mi trovo al sud della Francia per assistere a un intervento. Ebbene, nessuno dei suoi colleghi era a conoscenza di questa trasferta di Attilio Manca nel sud della Francia. Di questa telefonata non c'è traccia, così come la telefonata del giorno prima in cui lui verrà trovato morto, cioè l'11 febbraio 2004, la mattina. La madre di Attilio si ricorda perfettamente che fra le 9:30 e le 10 riceve una telefonata dal figlio, che le fa una domanda insolita. Le dice: mamma, vai a Tonnarella, che è una località balneare vicino a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la famiglia aveva una casa al mare. Dice: vai e controlla la mia moto se è pronta. E siamo a febbraio, tanto che la madre gli dice: Attilio, ma cosa mi stai dicendo? Mancano 6 mesi. E Attilio si infastidisce a quella contestazione della madre. E questa è l'ultima telefonata, che non risulta allo stesso modo nei tabulati, tanto che la polizia accusa la madre che per il dolore ha frainteso il momento nel quale ha ricevuto questa telefonata, e invece sarebbe del 10. Ma tutti si ricordano benissimo che il giorno stesso che la madre, il padre e il fratello si recano a Viterbo, quando la prima notizia era di una morte per aneurisma, quando ancora non si sapeva che c'era di mezzo la droga, ebbene la madre chiede a tutti notizia del figlio, dice: l'ho sentito ieri, e cioè l'11, la mattina, fra le 9:30 e le 10, quando ancora non si pensava minimamente a un'ipotesi di omicidio.
Ebbene, anche questa telefonata sparisce dai tabulati. Quindi sono tanti i misteri che ruotano attorno alla figura di questo urologo. E quindi, diciamo, l'intento mio è stato quello di voler mettere insieme tutti questi pezzi per fare modo di riflettere, che non si può catalogare questa morte come suicidio semplicemente perché non ci sono altre prove di una morte violenta, anche perché non dimentichiamoci che l'autopsia lacunosissima che lo stesso vicepresidente dell'antimafia Gaetti ha definito uno scandalo, perché la dottoressa Ranalletta, incaricata appunto di espletare l'autopsia, è stata richiamata dalla procura per fare un'integrazione, perché non era riuscita a stabilire l'ora della morte, cioè non si sapeva se era 12 ore prima, 24 o 48 ore prima, cioè un obbrobrio praticamente. E questa oltre è una cosa che... già di per sé sconvolgente, considerato che nelle autopsie è il primo dato che solitamente viene rilevato. Infatti. A questo poi dovremmo forse, Lorenzo, anche aggiungere l'altro dato eclatante, cioè le condizioni nelle quali il cadavere riversava al momento del ritrovamento, dove ci sono evidentissimi segni di violenza, setto nasale deviato, sangue che fuoriusciva dalla bocca e dal naso. Tutto questo non è sovrapponibile all'immagine di un suicidio per droga. No, esattamente non lo è, e questo è uno degli altri punti nevralgici che devono fare riflettere, che ci impongono di scavare, di cercare la verità, che non si è mai vista un'autopsia fatta in questo modo. Non ci sono tantissimi buchi neri anche dello stesso orario di arrivo della dottoressa. Secondo le forze di polizia alle 11:15 lei era già sul posto, lei invece nel suo certificato scrive che arriva alle 14. Ci sono tante cose che non quadrano, e per questo motivo gli avvocati della famiglia hanno presentato un esposto alla procura di Roma per fare in modo che si possa arrivare a un processo vero, non quello che si sta celebrando in questo momento a Viterbo contro l'unica imputata, che sarebbe questa donna romana Monica Mileti, che è imputata di aver ceduto la dose fatale di eroina che ha causato la morte insieme a tranquillanti, alcol, ad Attilio Manca. E quindi un vero processo per capire le zone d'ombra, il coinvolgimento di mafia, servizi segreti, questo deve essere fatto. E invece noi abbiamo appunto questo processo monco che sta andando a rilento, che ha cambiato 3 giudici, che sta andando veramente su... Calcolate solo, vi dico una cosa sola per farvi capire, che addirittura è stato derubricato il reato. Prima era cessione d'eroina che ha causato la morte, adesso la morte è stato derubricato perché si è arrivati con 10 anni di ritardo, grazie all'inerzia della procura di Viterbo. Ecco, dopo 10 anni il reato è stato derubricato e rimane solo cessione d'eroina, e quindi la famiglia è stata esclusa dalla parte civile. È veramente un obbrobrio, perché chi più di loro ha sofferto il danno di questa cessione di eroina, se non i familiari che hanno perso il loro congiunto? Ebbene, i giudici sono riusciti ad attestare che loro non hanno subito un danno e quindi non meritano di essere ritenuti parte civile nel processo. Quindi queste sono tutti questi tasselli ci impongono di fare luce su questo caso, e per quello penso sia fondamentale appunto controllare tutti i pezzi e analizzarli in maniera laica ma anche molto pragmatica e con molta determinazione, perché se come ha detto Don Ciotti nella prefazione, lui si è appellato alla procura di Roma perché c'è la domanda: se fare luce sul caso del Tilio Manca significa scoperchiare un pezzo di trattativa Stato-mafia, io pretendo di sapere la verità. E questo lo dice Don Ciotti, e noi ci uniamo a lui perché tutti gli italiani onesti vogliono sapere se scoperchiare sulla morte di Attilio Manca significa aprire uno spiraglio sulla trattativa Stato-mafia. Certo, perché bisogna comunque tener conto del fatto che Attilio Manca, con la sua testimonianza rispetto al riconoscimento nel paziente a lui sottoposto del boss Bernardo Provenzano, che godeva di una latitanza dorata decennale come ogni buon boss che si rispetti. Ricordiamo che la stessa sorte è stata riservata a Totò Riina, e tutt'oggi viene riservata a Matteo Messina Denaro. Quest'oggi si legge su antimafia2000.com per l'appunto che Matteo Messina Denaro potrebbe essere anche protetto dall'Andrangheta nella sua latitanza. Ma
Il dubbio di Don Ciotti è legittimo. Secondo te è verosimile, è probabile che Attilio Manca avrebbe potuto riconoscere altri volti oltre a quello di Bernardo Provenzano? Sì, infatti quello che si chiedono gli stessi legali della famiglia Manca è che al di là di aver potuto riconoscere Provenzano, Attilio avrebbe potuto riconoscere la rete di protezione che ruotava attorno a Provenzano, e questo avrebbe addirittura fatto impaurire ulteriormente coloro che proteggevano Provenzano. Quindi è la stessa rete che si deve proteggere e deve fare in modo di eliminare un testimone scomodo. Certo, e questo avrebbe rappresentato un gravissimo pericolo, considerato che all'epoca Bernardo Provenzano era il garante proprio della trattativa Stato-mafia. Quindi è stato per questo motivo che tu hai scelto di pubblicare un libro sulla storia di questo giovane urologo, perché voglio dire, omicidi che ancora oggi sono coperti sui quali non è stato ancora possibile fare luce sono tanti, ma forse quella di Attilio Manca è una storia troppo eclatante per essere tenuta da parte? Ma guarda, ti dico che come Antimafia 2000 ce ne siamo occupati quasi fin dall'inizio, dal 2005-2006 abbiamo cominciato a trattare questo caso. Io ho avuto una grande fortuna di conoscere personalmente la famiglia di Attilio Manca e ho sentito fortemente il loro dolore, ho sentito quasi un senso di responsabilità di cercare di dare il mio contributo perché questa famiglia possa un giorno finalmente raggiungere un pezzo di verità. Quindi è stato quasi una sorta di obbligo morale di fronte a una storia che grida veramente vendetta al cielo, perché questo non è un paese civile se obbliga i familiari delle vittime di mafia, come appunto la famiglia Manca o come tanti altri familiari, a doversi incatenare davanti alle prefetture per chiedere attenzione, per chiedere rispetto alle istituzioni. Ecco, tutto questo è qualcosa che mi fa veramente vergognare come cittadino italiano, e quindi penso che sia un dovere di ognuno di noi. Io in questo caso ho anche il mio mestiere dalla parte e penso che sia un dovere di come giornalista di contribuire al raggiungimento di una possibile verità attraverso il mio lavoro. Ma penso che ogni cittadino, qualunque, possa contribuire a sostenere la pretesa di verità dei familiari di vittime di mafia, sostenendo questa loro richiesta di giustizia, di verità, soprattutto non rimanendo indifferenti, cercando di capire le loro storie, cercando di sentire il loro dolore, cercando di aiutarli, ognuno con i propri mezzi. E quindi questo è stato quello che mi ha mosso per arrivare poi a questo libro. Certo, bisogna comunque, Lorenzo, ecco, magari contestualizzare anche un attimo l'ambiente nel quale questo omicidio è maturato per poi consumarsi a Viterbo. Barcellona Pozzo di Gotto è un paese molto particolare, e lì è stato costruito il telecomando che poi ha fatto brillare gli esplosivi che hanno determinato la morte di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo con tutta la loro scorta. Un paese ad alta densità, un paese profondamente legato alle logiche mafiose. Questo ha avuto sicuramente un peso nella consumazione di questo e nella realizzazione di questo omicidio. Ma questo genere di mentalità, che non può essere relegata ad un paese come Barcellona Pozzo di Gotto, sta forse diventando una mentalità nazionale, perché non trovo normale il fatto che di fronte ad una superficialità così evidente, così marchiana, nessuno batta ciglio a parte gli addetti ai lavori. Ma questo penso che sia un problema veramente del popolo italiano, che penso che negli ultimi 20 anni si sia deteriorato particolarmente, perché il senso di civiltà, il senso di giustizia, di pretesa della verità, penso che sia fortemente minato proprio alle fondamenta. E quindi questo trova, un terreno fertile e permette a questa mentalità di, prolificare, di fare in modo che continui a imperversare. Lì penso che possa rispondere molto meglio di me Maurizio, per il lavoro che fanno sul territorio quotidianamente con le giovani generazioni, con i bambini fin dalla più tenera età, per cercare di sradicarli da questa cultura mafiosa. Perché noi possiamo fare miliardi di operazioni antimafia, arrestare tutti i possibili latitanti, ma se continua a vivere, a sopravvivere questa cultura, che non si può neanche definire subcultura perché per loro è una vera cultura proprio di vita, che
che li fa agire in un certo modo, noi saremo sempre perdenti. E quindi penso che sia la cosa più importante proprio trasferire alle nuove generazioni questo senso di rivalsa, di cambiamento, per sradicare questo cancro mafioso che parte da una mentalità che si tramanda di generazione in generazione. E la cultura è un'arma potentissima, è quello che dobbiamo stimolare particolarmente nelle scuole, perché i percorsi di legalità, ma fatti non come una lezione amorfa che i ragazzi poi neanche concepiscono, ma con testimonianze di familiari di vittime di mafia, di gente che vive ogni giorno questa lotta sulla propria pelle e lo vuole trasmettere alle nuove generazioni. Quindi penso che questo sia, tornando al discorso di prima, Barcellona, Pozzo di Gotto, chiamata la Corleone del XXI secolo, è un teatro perfetto per questa tragedia, perché gli stessi parenti di Attilio Manca, questo famoso cugino Ugo Manca, è stato condannato per droga, poi assolto in secondo e in terzo grado, ma comunque collegato ad ambienti mafiosi, al potentissimo Saro Cattafi, questo uomo d'onore trade union con i servizi segreti. Quindi è in quell'ambiente che matura eventualmente questa regia occulta dentro la quale si muovono coloro che hanno ucciso Attilio Manca. E per chiudere il discorso, proprio questo è lì che bisogna intervenire, cioè spezzare questo tipo di cultura mafiosa che lì affonda le proprie radici, così come a Barcellona e in tantissime altre parti della Sicilia, ma non solo, perché il discorso vale per tante altre parti d'Italia nelle quali questa mentalità ha terreno fertile. Assolutamente, difatti si legge ormai quotidianamente di infiltrazioni, presenze neanche più di tanto celate oramai, cioè come diceva Davigo tempo fa rispetto alla nostra classe politica, non c'è più nemmeno il pudore di nascondersi nel commettere certi atti, ormai li si fanno apertamente. Questo vale sia per una politica corrotta che per una mentalità mafiosa che oramai viene resa pubblica senza più alcun pudore. Quello della cultura è un discorso sul quale noi abbiamo sempre battuto molto, non l'abbiamo fatto più tardi di mercoledì scorso proprio con Maurizio Artale, visto, come tu giustamente dicevi Lorenzo, il suo impegno sul territorio con il centro di accoglienza Padre Nostro fondato dal beato Giuseppe Puglisi. Ma quello che io mi domando e che chiedo a voi, ad entrambi, perché entrambi siete sul territorio, cosa rende così facile l'attecchimento di una cultura mafiosa? È sufficiente dire che vi è totale assenza da parte dello Stato? Non so se è il caso che risponda prima a Maurizio, perché veramente ha più strumenti di me, perché io posso rispondere come, diciamo, giornalista che ha visto e vede certe volte quello che accade in quella città che è Palermo, però viverci ogni giorno come Maurizio con tutte le problematiche sicuramente gli dà lo strumento maggiore per poter rispondere. Io penso che sicuramente c'è un'assenza dietro, ed è un'assenza che a volte è legata appunto a una carenza totale da parte delle strutture dello Stato, da parte di quello che rappresenta il paese in quanto tale. C'è però anche una sorta di complicità, di lassismo che ovviamente si fanno strada, e quindi in questo caso bisogna anche controbattere fortemente contro un atteggiamento di disfatta, di disillusione, proprio di totale annichilimento che purtroppo molti giovani vivono e non hanno più neanche un minimo di speranza nello Stato. E qui penso che veramente passerei la parola a Maurizio, che può rispondere molto meglio di me. Certo, prego Maurizio. Ma prima volevo fare un piccolo commento a quello che diceva poco fa Lorenzo. Sì. Questo comportamento, diciamo, arrogante della mafia di neanche porgersi il problema di come ammazzarlo, se picchiarlo, mettere la siringa al braccio destro o sinistro, perché era l'arroganza di chi sa che comunque dall'altra parte ci sono pezzi dello Stato deviato che comunque copriranno, diciamo, le loro malefatte. Questo purtroppo è amaro pensarlo, perché se c'è un professionista, ecco, dedito al male, io penso che una pianificazione di un omicidio va fatta. Ecco, quindi io mi metto nei panni di chi vuole fare il suo lavoro bene, nel maligno, ecco, non avrebbe fatto gli errori così grossolani di,
di picchiarlo, ho visto le fotografie io di come hanno ridotto appunto questo povero urologo, e soprattutto appunto il fatto di non capire o non sapere se era mancino o meno, ma proprio perché c'era l'arroganza di dire ma tanto a noi non ci beccheranno mai, e comunque se qualche modo ci sarà che qualcuno si avvicinerà alla verità, ci sono parti dello stato deviato che ci copriranno. Sì, un eccesso di sicurezza, tu dici. Sì, effettivamente è dato dalla certezza di sapere che non ci saranno conseguenze, che comunque saranno conseguenze gestibili e controllabili. Infatti, per quanto riguarda poi come dire, l'assenza dello Stato, in natura, a meno nella terra, il vuoto non esiste, e dove c'è vuoto si infila qualche altra cosa, e quindi se il bene fa spazio al vuoto e lascia vuoto, qualche cosa si ci infila dentro, e quello è sempre il male, nella fattispecie la mafia. Allora oggi quando ci siamo confrontati con il prefetto e con il questore, ecco, loro giustamente dicevano ma noi non vi abbiamo abbandonato, facciamo delle indagini, sappiamo che no, quello che voi subite non sono attacchi della mafia. E io ho detto guardi che noi non abbiamo magari pensato che è la mafia, però sicuramente è il primo tassello, perché io ho detto vedete, quando i ragazzi a quell'età, 10 anni, 11 anni, continuano a fare questi atti intimidatori e rimangono impuniti, crescono con l'idea dell'impunibilità, crescono con l'idea di uno stato assente. Allora quando poi voi li beccherete, perché poi comunque li beccano questi, ma già magari saranno diventati pluriomicida, e allora poi non c'è più niente da fare. Allora io penso che l'assenza dello Stato sicuramente lascia spazio alla mafia, e l'assenza della politica lascia spazio alla mafia, l'assenza dell'amministrazione sana e onesta lascia spazio alla mafia. Allora oggi abbiamo perso tutti i valori, allora è difficile fare passare l'idea, ecco, che se uno si comporta bene ne ha un vantaggio, perché c'è sempre l'idea del furbetto. Allora padre Puglisi cominciò così con i ragazzi, facendogli capire che la cultura è fondamentale per sconfiggere la mafia, ma non soltanto la mafia, ma il male in generale. Lui era un prete, lui predicava il Vangelo, lui voleva far capire ai ragazzi che non è la legge del più forte quella che poi alla fine ti fa vincere. E allora era un lavoro che lui faceva nella quotidianità, e questo ha fatto paura ai fratelli Graviano. La sua meticolosità e la sua presenza costante nel territorio. Il suo essere metodico, sì. Metodico, e soprattutto il fatto che la gente cominciava ad andare da lui per qualsiasi problema, per l'acqua, per la fognatura, per la scuola. Allora quasi stava adombrando quello che era, come dire, il dominio della mafia. Ecco, allora io credo che nelle scuole si parla di antimafia tantissimo oggi, però secondo me, ecco, e mi voglio collegare alla frase che aveva detto Lorenzo, non va fatto come una lezione, non va fatto come una lezione didattica dove ti spiegano le cose, ma vanno vissute le cose. Allora portare i ragazzi in centri come quello nostro, fare vedere il lavoro che svolgono tante associazioni nel territorio. Noi quando abbiamo portato i ragazzi a San Giuseppe Iata a vedere il luogo dove avevano tenuto segregato Giuseppe Di Matteo, là, come dire, è bastato soltanto fargli fare la visita per fare percepire l'atrocità della mafia a quei ragazzi. Noi non gli abbiamo detto niente, loro l'hanno capito da sole. Allora quella visita là vale più di tutte le cose. Quando i ragazzi vengono a visitare la casa di padre Puglisi, in quella semplicità colgono tutto l'essere di padre Puglisi. Allora vedono che non era uno che si atteggiava a fare l'educatore o si atteggiava a fare il prete che voleva sconfiggere la mafia, perché là trovano la semplicità nelle sue cose, l'abbondanza della cultura che era come dire dato da tutta dai 6.000 libri che conteneva quella casa. Allora che cosa facciamo noi? Cerchiamo nella quotidianità di portare avanti la sua opera. Oggi noi siamo qua a fare un presidio in un cantiere dove non potremmo stare, perché voi sapete la legge sulla sicurezza ci vieterebbe di stare lì dentro, e io gli ho detto vabbè, io entro lo stesso, perché stasera vogliamo portare una grande testimonianza qua a Brancaccio. Siamo un centinaio di persone, ma sono quelle persone che orbitano comunque al centro Padre Nostro. Ma è stato bello oggi vedere l'entusiasmo degli anziani, cioè persone che già hanno superato gli 80 anni, che oggi hanno testimoniato con la loro presenza
oggi qua piove, c'è freddo pure a Palermo, cosa che non ha fatto mai, ma loro sono voluti essere presenti ed erano con noi. Quindi questo è un segnale che vogliamo dare al quartiere, come stamattina abbiamo voluto dare un segnale alle istituzioni. Loro ci hanno garantito che come dire, aumenteranno, intensificheranno il controllo del territorio, e già oggi abbiamo visto i primi segnali, perché per la prima volta ho visto passare almeno 7 volte alla polizia nel quartiere. Io lo so che non sarà possibile tutti i giorni fare questo servizio, però è importante che ogni tanto, ecco, la gente di Brancaccio capisce che lo Stato controlla questo territorio, perché se no diventa, come dire, territorio di nessuno, e dove, ripeto, dove c'è il vuoto qualcuno prende posizione, qualcuno prende territorio. Ecco perché la mafia si chiama Cosa Nostra, per dire che tutto ci hanno rubato questa parola, la famiglia era una cosa che apparteneva alla cristianità, che apparteneva al buon senso comune di tutte le genti, come dire, di sensibilità, di chi prospettava il futuro nel fare i figli. Oggi invece tutto questo viene mortificato. Allora la nostra presenza, penso che in qualche modo almeno deve fare sorgere una domanda: ma a questi chi ce lo fa fare? Ecco, noi siamo, io ormai non sono più un ragazzo perché ho 53 anni, ma io sono arrivato a Brancaccio che ne avevo 30. Ecco, sono arrivato qua e non conoscevo niente di Brancaccio. Mi spingeva che cosa? Mi spingeva il fatto di aver avuto veramente, aver incontrato nella mia vita gente che mi ha formato. Io ero un ragazzo di strada, per un puro caso io sono stato acciuffato da padre Mario Golesano, che poi il caso ha voluto che fosse chi avrebbe preso il posto di padre Mario Golesano. Allora capite come questi ragazzi noi li dobbiamo intercettare fin dall'asilo nido, perché già alla quinta elementare diciamo che abbiamo poche probabilità, c'è poco tempo. E allora, ecco, nelle scuole bisogna lavorare, dentro le scuole, e soprattutto fare un buon lavoro nelle scuole. Dobbiamo fare un'indagine in questa scuola, capire che non va più niente bene, gli insegnanti non sono adatti a fare il ruolo che oggi purtroppo i giovani di oggi gli chiedono. Allora sono tante le cose da poter fare, ma quello che a noi manca è il fatto di non essere mai convocati nei tavoli dove si discute e si fanno le leggi, dove si fa la politica per i territori. Il prefetto oggi ci ha fatto sapere che loro già si sono convocati diverse volte per parlare della sicurezza di Palermo, ma soprattutto di Brancaccio. Allora io ho detto semplicemente una cosa: forse sarebbe stato, come dire, non opportuno, ma avremmo potuto dare il nostro piccolo contributo, considerato che noi a Brancaccio ci stiamo almeno 20 ore al giorno. Avremmo potuto indicarvi qualche cosa, però siccome non è mai troppo tardi, il prefetto giustamente mi diceva c'è stato un cambio di guardia. All'inizio è normale, si cambia il capo di gabinetto, si cambia il vicario del prefetto, e quindi ci vuole il tempo per riassestare la macchina. Noi siamo fiduciosi perché comunque noi crediamo nelle istituzioni. Oggi noi abbiamo detto al prefetto e al questore: noi non siamo venuti qua a manifestare contro di voi, la nostra presenza era nel dire noi ci siamo, continueremo ad esserci comunque vadano le cose, però gentilmente, ecco, fateci partecipe anche di quelle cose che voi discutete. E capisco perfettamente che ci sono magari delle cose che noi non dobbiamo sapere, però come il padre, ecco, che nell'antichità i palermitani, i siciliani, per non far vedere ai figli, ecco, il loro animo gentile, per evitare che il figlio si potesse approfittare del padre, si baciava mentre dormiva. Ecco, però quel sentimento il figlio durante la notte lo sentiva. Noi vorremmo, ecco, avere almeno sentire questo sentimento di uno Stato che ci è vicino, che ci è presente, perché se noi ce lo sentiamo presente, noi volontari, operatori, soci del centro per nostro, lo possiamo trasmettere a questi ragazzi. Maurizio, voi quest'oggi avete dovuto organizzare un sit-in perché le vostre voci fossero ascoltate. I familiari di Attilio Manca hanno dovuto fare un, attraverso gli avvocati naturalmente, fare un esposto a Roberti perché ci fosse un maggiore coordinamento tra le procure, e per fare in modo che finalmente su questo terribile omicidio venga portata alla luce la verità. Ma che possibile mai che nel nostro paese ci sia bisogno di gesti così eclatanti per avere quello che sarebbe logico ottenere in un paese che si definisce democratico? Hai ragione,
però dobbiamo sempre vedere le cose anche dall'altro punto di vista. Vedi, noi oggi abbiamo fatto quel sit-in e manco è durato mezz'ora, perché subito il prefetto e il questore mi ha convocato e siamo stati un'ora a parlare. Però c'è la possibilità, ecco, che noi lo possiamo fare e possiamo avere, come dire, una risposta. Ci sono purtroppo città, ci sono paesi, ci sono nazioni che anche se fanno i sit-in non hanno nessuna risposta, anzi poi si riversa contro di loro la violenza. Quindi io voglio proprio sottolineare questo fatto, perché questo non ci deve scoraggiare. Anche se dobbiamo fare i sit-in, li dobbiamo fare, perché poi in qualche modo qualche cosa si muove. In 22 anni di vita a Brancaccio, devo dire la verità, era la prima volta che mi capitava di fare un'azione di questo tipo. Però oggi vedere, ecco, che comunque alla fine poi ci siamo potuti parlare, ci siamo potuti confrontare, il prefetto ha detto non c'è bisogno più che voi mi venite a fare il sit-in qua, però basta che voi venite qua e possiamo sempre confrontarci quando volete. Questo già, come dire, ci ha riempito di serenità e di gioia. E certo, si poteva evitare. Comunque dico sempre quello che ho detto ai volontari e a quelli che hanno partecipato a quel sit-in, ecco, noi siamo fortunati perché comunque viviamo in un paese che basta fare un sit-in che magari qualche porta si apre e un orecchio si apre. Lorenzo, è la stessa ragione che ha spinto la famiglia Manca a chiedere un maggiore coordinamento tra le procure perché fosse fatta luce sull'uccisione del figlio? Dobbiamo ancora chiedere quello che normalmente si dovrebbe avere? Guarda, la speranza della famiglia Manca ovviamente è quella che attraverso un coordinamento delle procure di Palermo, Messina e Roma si definisca una volta per tutte e si arrivi finalmente a quella verità mancante. Certo, l'amarezza profonda che resta a loro in primis e anche a chi ha vissuto il caso dall'esterno è quella che bisogna che ci sia la necessità di fare appunto richieste quando dovrebbe essere scontato, che la giustizia dovrebbe collaborare, diciamo, fra le varie procure, fare in modo che non ci fossero, diciamo, compartimenti stagni. Ecco, questo resta l'amarezza di fondo grande, perché certo. Nel caso di Attilio c'è sempre comunque questa cosa del compartimento stagno, cioè Viterbo con le sue inerzie ha bloccato le indagini, Messina magari dal canto suo invece è andata molto avanti con le dichiarazioni del pentito Carmelo D'Amico, le porta a Roma e lì, diciamo, passa un anno e non se ne sa nulla. Quindi sono tutti questi così anelli di una catena che però sono slegati fra di loro. Quindi se, diciamo, mettiamo da parte l'amarezza, possiamo solo avere la fiducia che questa sia la volta buona, che attraverso questo esposto alla DNA finalmente venga fuori un coordinamento vero e proprio e finalmente queste tre procure possano collaborare tra di loro, ognuna col suo pezzo, diciamo, di apporto investigativo per confluire nello stesso obiettivo. Questo possiamo fare, questo, mettere da parte l'amarezza che è tanta, veramente tanta, e cercare di avere fiducia che sia la volta buona. E caro Lorenzo, noi non abbiamo alternativa, siamo condannati ad avere fiducia. Infatti. Diceva Maritenni, siamo condannati a essere uomini liberi, quindi non abbiamo, perché sennò ci dobbiamo armare, dobbiamo fare i terroristi, i mafiosi o qualche altra cosa, e non è nel nostro DNA. No, non è decisamente nel nostro DNA. No, anche perché poi significherebbe annullare ogni genere di differenza. Ma infatti. Già l'antimafia oggi vive tempi molto molto difficili, perché le ultime notizie di cronaca insomma hanno amareggiato sufficientemente tutti coloro che hanno creduto in certe figure. Ma ecco, fare antimafia oggi, ma davvero, cosa vuol dire secondo voi? Però ti posso dire una cosa, sì. C'è sempre, come dire, un picco positivo e poi magari discende. Queste cose forse sono fisiologiche che succedono, perché in qualche modo ci rinterrogano, ci dobbiamo riposizionare. Ecco, ci obbligano a metterci in discussione, a porci delle domande. Certo, perché non ci sono portatori di verità, non ci sono chi rappresenta l'antimafia, c'è chi fa nella quotidianità, ripeto sempre, il suo lavoro. E allora io penso che dobbiamo cominciare a pensare la condivisione del lavoro di ognuno di noi. Io quest'anno ho partecipato, dopo tanti anni, alla manifestazione di Peppino Impastato e sono stato a Terrasini, sono stato a Cinisi, ho partecipato e ho visto che là c'era un popolo che con il mio stile di vita, con il mio pensiero, diciamo che non mi ci trovo bene, capito? Però là c'era gente che manifestava.
E allora io, quando ho visto questa cosa, ho detto: ecco, forse questi, quando vengono nelle nostre manifestazioni, si trovano pure fuori posto, e allora ognuno si fa le sue manifestazioni. Vedi, basterebbe poco che ognuno si sforzi di comprendere l'altro e si levi la casacchina, dove capiamo che poi, in fin dei conti, scendiamo tutti in piazza per manifestare la stessa cosa. E invece poi ci sono quelli di sinistra, fanno quelle cose di sinistra, quelli di destra, quelli di centro, i cattolici, i protestanti. Per me è stata una volta una cosa bellissima quando la Chiesa Valdese mi ha finanziato un spazio giochi per bambini, a noi cattolici, capito? Allora io mi sono veramente meravigliato prima, però poi ho detto: oh, ma questi sono 100 anni avanti rispetto a noi. Ma tu pensi che la Chiesa Cattolica avrebbe mai finanziato qualche cosa ai valdesi? E allora io ho messo i loro volantini al centro di accoglienza Padre Nostro, e quando il parroco è venuto là, lo sai che mi ha detto? Ma che ci facciamo la concorrenza noi qua, la pubblicità alla concorrenza? Io ci sì, padre, la concorrenza è quello che ci ha permesso di tenere aperto l'asilo nido per un anno a Brancaccio. Invece noi, che ci sentiamo, diciamo, i portatori della verità, i bambini li abbiamo lasciati a casa. Quindi dobbiamo anche smettere di pensare che siamo i migliori rispetto a tutti gli altri. Io mi posso e mi voglio confrontare con chi, come me e tutti i volontari, lavorano tutti i giorni. Gente che sta in cattedra e fa convegni e fa marce di solidarietà e mette striscioni, me l'ha insegnato Puglisi. Ci vogliono le marce, ci vogliono i convegni, gli striscioni, però poi ci vuole la quotidianità. E come ci diceva appunto San Pietro, dobbiamo avere la forza di manifestare la fede che ci anima. Se non siamo capaci di questo, di fare capire perché io la mattina mi alzo e continuo a lottare a Brancaccio, perdo tempo io e faccio perdere tempo agli altri. Quindi è necessario che ci sia un sostanziale mettere da parte le presunte differenze e rendersi conto che alla fine abbiamo tutti lo stesso obiettivo, trovare probabilmente una modalità che possa essere comune per tutti. Ma questo è possibile in un paese dove si sta celebrando il processo trattativa Stato-mafia, laddove la trattativa ormai è stata acclarata che ci sia e quasi certamente è ancora in corso? Allora sembra quasi di essere un popolo contro addirittura uno Stato che vede propedeutica la presenza della mafia sul territorio, quasi abbia demandato. Guarda, fai Maurizio. Niente questo. Io penso che ogni tanto chi sta agli alti livelli pensa che il popolo sia, come dire, insufficientemente dotato di cervello per poter gestire questa cosa. Loro ci devono dire la verità, poi noi ce la dobbiamo sapere gestire. Sarà una verità amara, sarà scomodo, quello che vuoi. È come se in qualche modo c'è chi è nato per preservare il popolino. Ecco, e invece non è così. Dobbiamo avere il coraggio di dirci le cose per come stanno. Poi possiamo stare litigati per un po' di tempo, ma noi poi dobbiamo capire che ci sono stati dei percorsi sbagliati, magari forse sono stati fatti a fin di bene, ma che poi si sono rivoltati contro di noi. Allora uno deve avere l'onestà di dire: abbiamo fatto questa scelta, abbiamo sbagliato, da domani non sbagliamo più. Ecco. Lorenzo? Guarda, completamente d'accordo con Maurizio, e diciamo c'è poco da aggiungere, perché penso che il fare antimafia oggi, penso che ci vogliono poche cose, diciamo, la coerenza penso sia la cosa fondamentale, perché non possiamo predicare bene e razzolare male, e soprattutto, diciamo, il noi, cioè non io, cioè riuscire a coinvolgere anche le diverse sfaccettature di questo mondo incredibile che è l'antimafia, dove ci sono tantissime anime diverse l'una dall'altra. Ma se l'obiettivo, come si diceva prima, è comune, che è quello veramente di liberare un paese da questo ricatto politico mafioso e di restituire la verità alle nuove generazioni che non meritano un paese sotto ricatto, ecco, se abbiamo tutti questo obiettivo, le differenze alla fine cadono, e alla fine veramente ci si ritrova a lavorare assieme, anche se siamo diversi, anche se uno è credente e l'altro è ateo, anche se uno è valdese e l'altro è cattolico. Tutte queste cose sono, alla fine, sono irrisorie, non sono quelle che contano. Quindi il problema, certo, è che noi siamo in un paese che non vuole la verità, perché purtroppo, come dicevi prima, c'è un processo in corso che di fatto è completamente ignorato dai mezzi di informazione, proprio volutamente ignorato. C'è proprio un diktat che dice: non si deve parlare di questo processo perché comunque escono fuori verità scomode.
E quindi la persona comune cosa deve fare? Deve cercare da sola le informazioni per capire cosa significa trattativa Stato-mafia, chi sono stati i personaggi chiave che negli anni 90, prima e dopo, e probabilmente anche adesso, hanno trattato e stanno trattando. Quindi mi rendo conto che è molto difficile, però noi abbiamo un grande potere, quando siamo in una cabina elettorale possiamo far salire o scendere determinati personaggi. Certo. Se noi pretendiamo la lotta alla mafia come priorità, la coerenza dal politico che si mette a predicare, e pretendiamo, ma con dati alla mano, che queste persone siano oneste, ecco lì abbiamo un grande potere che dobbiamo continuare a esercitare e non pensare più che tanto non serve, tanto le cose non cambiano, perché così gliela abbiamo già vinta a loro, e questo è il problema. Io purtroppo, scusate, vi devo salutare perché devo accompagnare qualcuno, certo, a casa, no, già è fatto tardi. Vi ringrazio sempre della vostra attenzione che versate nei confronti del Centro Padre Nostro. Vi avevo promesso che mi sarei collegato con voi anche per darvi un piccolo resoconto della giornata di oggi. E grazie per il sostegno che ci date sempre. Grazie a te, Maurizio, grazie a tutti i volontari che con te collaborano al Centro Padre Nostro, e buon lavoro sempre. Grazie, Maurizio. Grazie, ciao Lorenzo, a presto. A presto, grazie, ciao Maurizio. Maurizio, ciao. E ringrazio anche te, Lorenzo, che nonostante i mille impegni sei riuscito a mantenere fede alla promessa, alla promessa fatta. Grazie per il lavoro che svolgi quotidianamente, a te e a tutta la redazione, naturalmente. Ti auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo per il libro, naturalmente. Grazie ancora. Grazie, Lorenzo, grazie. A presto. Ciao. E passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie. Alle 22.56 saluto anch'io i vostri ospiti. Dunque, vediamo di fare un riepilogo. C'è stata una sparatoria oggi pomeriggio negli Stati Uniti, nello stato di Washington. Almeno 3 persone sarebbero morte e una sarebbe ferita. La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di 2 scuole, un liceo e una scuola elementare. Al momento non si conoscono altri dettagli. Bari, sono 41 gli arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione Ampio Spettro, condotta dal nucleo di polizia tributaria di Bari e dal servizio centrale investigazione criminalità organizzata delle Fiamme Gialle. Le misure cautelari, la maggior parte eseguite nel barese, sono state emesse dal GIP di Bari nei confronti di appartenenti a un'organizzazione di stampo mafioso responsabili di fatti di sangue, traffico di droga, reati in materia di armi ed estorsioni. La bimba sfugge al controllo dei genitori, in modo particolare la mamma, e annega in mare. Aveva appena 6 anni ed era con la madre, ed è praticamente bastato un attimo per sfuggire al controllo ed è finita in acqua. Negando, la bambina è stata trovata morta sulla spiaggia di Torre del Cerrano a Pineto, in provincia di Teramo, dopo che erano scattate le ricerche da parte di un'intera spiaggia. Minuti drammatici di ansia e la speranza vanificata nonostante gli sforzi dei soccorritori. La piccola era già in arresto cardiaco. Sarebbe stato un bagnante ad accorgersi che la bimba era in acqua. Il corpo galleggiava a poca distanza dalla battigia. Dunque, vi segnalo ancora sulla nostra testata di pianetaoggitv.net, nella homepage, i 4 speciali di Pianeta Oggi Report. Sono i settimanali che vanno in onda anche nel circuito delle televisioni del digitale terrestre, oltre anche alle radio in FM stereo, ovviamente in tutto il circuito di Science Network, speciali dedicati al quarantennale del grande terremoto che aveva colpito il Friuli Venezia Giulia, Gemona, nel maggio del 76. Ricordiamo che le scosse sono state fondamentalmente 2 terremoti, maggio e settembre, in modo particolare il 6 maggio alle 21 esatte di magnitudo 6.4, poi a seguire l'11 settembre e il 15 di settembre alle 11.30 magnitudo 6, che praticamente buttò giù tutto quanto quello che era stato da poco ricostruito. Lì fu purtroppo la botta finale per quei poveri
quelle povere popolazioni. Dunque, il ruolo importante dei radioamatori durante la fase di emergenza per avere le prime informazioni, e questo è riportato nel quarto speciale con l'intervista al presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, Bernardino Tamburlini. C'è una lunga intervista dove spiega in maniera molto dettagliata come si erano organizzati durante quelle sere che era appena accaduta la scossa. Ecco, non c'è altro. Vediamo se abbiamo qualcosa dell'ultima ora. No, non c'è nulla. Vi posso ricordare che prossimamente è previsto su pianetaoggitv.net uno speciale che ricorda i 45 anni della storica televisione di Capodistria, TV Corper Capodistria. Avremo alcune interviste, delle immagini, degli studi con le persone, che con il pubblico proprio, in occasione della giornata delle porte aperte, che si vedono che vanno a visitare gli studi di trasmissione, quindi dove si fanno il telegiornale, la regia, le redazioni, anche uno sguardo a Radio Capodistria. Hanno aperto le porte anche per Radio Capodistria, e quindi erano praticamente delle visite guidate, no, dai giornalisti, che spiegavano un po' dalla storia di Radio TV Capodistria ai giorni nostri, e quindi anche come funziona il lavoro di giornalista, il lavoro di produzione di una televisione. Molto interessante, perché veramente per chi avesse la possibilità di andare a vedere quei studi sembra di entrare proprio in un gioiello. Ecco, una televisione che merita sia per la struttura tecnica molto interessante, e altresì per quello che viene trasmesso in antenna, perché abbiamo un programma veramente, diciamo, sano, degno del massimo rispetto, che mai come adesso l'Italia ha bisogno proprio di una programmazione di questo tipo. Dunque, prossimamente quindi avremo questo speciale con l'intervista anche del vice direttore di TV Slovenia, oggi prima direttore di Radio TV Capodistria, Antonio Rocco. Dunque, alle 23.01 è tutto da Venezia, da Radio Favorvento Web, testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Massimo Bonella vi saluta, restituisce la linea ad Antonella Intranò per le conclusioni di Osservatorio Antimafia, che stasera è stato anche particolarmente interessante. Grazie a Massimo Bonella per le notizie dateci, saluto tutto il network di Radio Saiuz, saluto i nostri registi, Rosario Moreno da Treviso e Ugo da Modena, se non erro, vero Ugo? Giustissimo. Perfetto, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci sino a quest'ora, e vi do appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Saiuz per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Antonella, dimmi. Antonella, scusa, ti riprendo la linea perché mi ho dimenticato una cosa importante. A breve, tra qualche minuto, sulle frequenze del 690 di Video Telecarnia, che copre tutto l'Alto Adriatico, inclusa anche la vicina Istria, ecco, ci sarà la messa in onda del nostro settimanale Pianeta Oggi Report, dedicato, almeno se non vado errato, questa sera dovrebbe essere dedicato alla manifestazione, alla grande manifestazione a sostegno di Antonino Di Matteo, il magistrato di Palermo, magistrato antimafia, che avevamo partecipato nel novembre scorso. Quindi ci saranno molte interviste anche a personaggi noti a livello nazionale, quindi appuntamento sul 690 a Video Telecarnia tra qualche minuto. Per tutto questo vale naturalmente per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, Veneto orientale, Veneto centrale, Friuli Venezia Giulia e Istria, e naturalmente tutta la Carnia. 23.03, scusami, nuovamente a te la linea, Antonella, buonanotte a tutti. Era necessaria questa piccola nota di ricordo, insomma. Grazie a Massimo Bonella, grazie a tutti e vi auguro buonanotte.